sera del primo attacco di panico, è scandita da un rumore costante sottofondo, l'alternato tic-tac dell'orologio, dei miei crolli emotivi, sempre coerenti, sempre perfettamente puntuali, sempre in successione logica, uno dopo l'altro, sempre nello stesso ordine, mai inaspettati, sempre inaspettati, l'ansia ti insegna a non aspettarti niente oltre il peggio, ma anche a non farsi attendere, è talmente priva di logica che finché funzioni non funziona lei, finché la logica sta da qualche parte dentro di te e non è tutta fuori da te, lei non esiste. Se tu avessi la tua logica dalla tua parte, sapresti prevederlo, non ti sporgeresti da solo verso il tuo stesso limite. Se ti privi della tua logica, non sai quando e in che forma aspettarti le cose, e il panico risponde alle logiche della sopravvivenza. Quelle devono restare davanti al tuo sguardo sempre. Sei un essere vivente, sei nato per vivere. Non credere a chi ti dice che nasciamo per morire. E allora come puoi provarlo il panico, se sai di essere perfettamente vivo, se sai che il tuo respiro è modulato e scandito in modo da non farti morire, se sai che il tuo corpo non è teso verso la morte.